Amici, la democrazia è a rischio, è un anno molto molto pericoloso. Ne ho scritto nel libro che uscirà tra poco, ne ho parlato in molti servizi di Striscia, ne ho parlato in tanti video, ma adesso è successo qualcosa, sono successe le prime prove pratiche, serie di rottura della democrazia, cioè dei processi democratici. E questo è molto pericoloso per tutti. Ai votanti del New Hampshire sono arrivate le prime telefonate da un finto Biden, che telefonava in automatico, quindi migliaia di telefonate fatte in automatico con l'intelligenza artificiale, cui si riferiva direttamente alle persone che chiamava, quindi ad ognuno sostanza di quelli a cui telefonava, dicendo di non andare a votare per le primarie, chiaramente creando un danno evidente, perché tanto poi insomma il voto lo avrebbero dovuto tenere risparmiato per poi le presidenziali. E quindi pensate a quelli che sono stati convinti dalla telefonata di Biden vera e propria. Chiaramente anche quelli che non pensavano di parlare con Biden comunque ricevevano una telefonata tra virgolette ufficiale, seppur apparentemente registrata, da parte di Biden. E quindi ecco, è un'attività chiaramente pagata da qualcuno che vuole evidentemente rompere, no? E influenzare i meccanismi tradizionali, insomma quelli puliti della democrazia, e ne vedremo delle belle. Questo è solo l'inizio, è un problema molto serio e tutti gli stati devono occuparsene e punire duramente questo tipo di tentativi, perché se domani chi ha più soldi, chi ha più potere, chi possiede i meccanismi e i foundation models dell'intelligenza artificiale è in grado di influenzare in modo diretto le elezioni, capite che siamo in un problema veramente serio.